Il tanto atteso ritorno di Bartosz Salamon rischia di sfumare. Irrompe infatti il Cesena che sul piatto mette l'attaccante spagnolo Rodriguez. Un imprevisto dunque per il club biancazzurro. Del Cesena, interessato al difensore polacco, avevamo già parlato. Ma la Sampdoria, a causa delle oggettive difficoltà nell'operazione Balotelli, ha la necessità di completare il reparto offensivo. Scambio in vista. Rodriguez, classe 91, in blu cerchiato, Salamon in Romagna. Intesa vicinissima. Il DS del Cesena, Rino Foschi, ha fretta di chiudere. Discorso punta centrale. Prima scelta Boaci dell'Atalanta. Anche in questo caso si registra un imprevisto. L'attaccante ghanese ha ricevuto l'offerta di un club della Liga. Sarebbe un ritorno in Spagna, visto che Boaci ha già indossato 2 anni fa la maglia dell'Elche. E sempre con l'Atalanta, contatti continui per Giorgi, il centrocampista di gamba richiesto da Massimo Oddo. Capitolo terzini. In pugno il fluidificante mancino Cristiano Del Grosso, classe 83, abruzzese di Giulianova, lunga carriera in C1 agli inizi con la maglia giallorossa e soprattutto in Serie A con Ascoli, Cagliari, Siena e appunto Atalanta. Contratto in scadenza 30 giugno del prossimo anno. Del Grosso sarebbe felicissimo di tornare in Abruzzo, dove vive la famiglia. La compagna, a cui è legato da tantissimi anni, è pescarese. C'è tuttavia in organico abbondanza di difensori di fascia: Zampano, Mignanelli, Crescenzi, Fiamozzi e Rossi. Quest'ultimo, corteggiato da diversi club, Brescia su tutti, sembra destinato a cambiare maglia, condizione necessaria affinché arrivi Cristiano Del Grosso. Sempre per le uscite, la Salernitana non sembra interessata ad Emanuele Pesoli, si è espresso così il DS Fabiani. Milicevic sarà girato in prestito in Lega Pro, Nielsen attenzionato dal neopromosso Como, Barbuti piace al Catanzaro, Boulevardi alla Lupa Roma. Infine il programma delle amichevoli. Si comincia sabato 22 agosto alle 16.30 a Cepagatti, come da tradizione ormai consolidata negli ultimi anni, contro la Torre Alex, squadra che milita nel campionato di promozione. Mercoledì 26 agosto, probabilmente a Popoli, contro il San Nicolò di Massimo Epifani, orario da stabilire. E da ultimo sabato 29 agosto, inizio ore 20.30, allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia contro l'Aquila, con cui è stata attivata una sorta di partnership di mercato che può sfociare in altri arrivi nella squadra rossoblù, dopo quelli di Sanni, Bensaia, Iannascoli, Savelloni e Mancini. I biancazzurri torneranno ad allenarsi domani, in gruppo anche Bunozza, che ha smaltito l'infortunio muscolare al flessore della coscia.